Benvenuti ad una nuova puntata di Apoglia Post qui su Cedia Notizie. Oggi con noi c'è lo scrittore e blogger Stefano Menga, che presenta la sua ultima opera, Scrittura di Luce. Benvenuto Stefano tra noi qui a Cedia Notizie. Grazie, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie Mimmo. Grazie a te per l'invito che hai accettato. Quindi stavo dicendo che tu sei uno scrittore e naturalmente hai fatto una serie di libri. Questa è la tua ultima opera, si chiama Scrittura di Luce. È un libro diverso rispetto agli altri, Stefano, in cui non racconti la storia di qualcuno, ma forse la parte più intima di te stesso? In questo libro praticamente questo è un dono che ho voluto fare alla città di Cedi Messapica per i 10 anni di cronache e cronachette di Cedi Messapica, il blog del quale io sono titolare. Per i 10 anni ho voluto fare questa pubblicazione, che è una pubblicazione diversa dal solito delle mie. Questo è un percorso fotografico alla riscoperta del territorio e di Cedi Messapica in generale. Questa idea nasce in collaborazione col fotografo Luigi Cardone, il quale ha messo a disposizione gran parte del suo archivio fotografico e altre foto sono state, insomma, prese dal mio archivio di questi 10 anni di cronache e cronachette. Senti, tu descrivi il tuo centro storico, così l'hai definito nella conferenza stampa al comune di Cedi Messapica. Che cos'era il centro storico e che cos'è adesso visto con gli occhi di Stefano Menga? Allora io naturalmente nell'elaborazione, nella descrizione del centro storico sono stato più lungo e più largo, se così si può dire, perché il centro storico è una zona che io ho molto a cuore, perché sono nato in quel territorio, in quella zona, e ho vissuto fino a 33 anni, quando poi insomma mi sono sposato, sia pure in modo forzato, sono stato costretto a spostarmi in altra sede, perché fosse per me insomma avrei vissuto per sempre là. Rispetto a prima, insomma, quando eravamo noi ragazzi, la differenza che viene subito ad occhio, ma penso lo sappiano tutti, quando eravamo ragazzi noi, tutte le case erano abitate, ogni abitazione, insomma, aveva un nucleo familiare, mentre adesso, purtroppo, nonostante resta la bellezza del centro storico di Cedi Messapica, che è una bomboniera di tutti i comuni limitrofi, che tutti ci invidiano. Però purtroppo tante famiglie sono andate via, chi per lavoro, chi ha avuto le case popolari, chi per altro. Diciamo che tutta quell'armonia di una volta si è persa un po' nel tempo perché, insomma, non ci sono più tante famiglie, non ci sono più tanti ragazzi che percorrono e giocano in quelle stradine. Ecco. Speriamo che tua moglie Flora ti perdoni per ciò che hai detto, che sei stato forzato a sposarti. Però, No, mi però... sono non forzato a sposarmi, ma una volta sposato, forzato a trasferirmi in quella zona, cioè andare ad abitare altrove. Va bene, naturalmente stavamo scherzando. Grazie a questo libro noi abbiamo scoperto, tu l'hai citato prima, un artista della fotografia che è Luigi Cardone. Descrivici le tue sensazioni su questo fotografo locale. Ecco, io volevo spendere qualche parola in più su Luigi Cardone, a parte, diciamo, che è stato disponibilissimo a darmi tutte le foto che ritroverete poi sul libro che fra non molto sarà pubblicato, insomma, anche sul territorio, sulle varie store dell'editoria come Mondadori, Feltrinelli e quant'altro. Tornando sempre a Luigi Cardone, io ritengo che Luigi Cardone, come ho detto nella conferenza, è un fotografo con la F maiuscola, nel senso che lui, prima di essere fotografo, è amante proprio della fotografia, perché non è il classico fotografo che tu chiami quando fai un matrimonio, quando fai un battesimo, che viene a fare servizi e basta. No, lui è uno che gli piace proprio la fotografia. Infatti, c'è una processione, lui fa le foto, c'è una festa patronale, lui fa le foto. Insomma, gli piace proprio, ecco, ha una sua passione proprio personale per la fotografia. Ecco perché ho voluto, insomma,
A parte che era un mio progetto, ma ho voluto premiare questa persona, che è un amico mio, Luigi Cardone, riportando insomma il suo materiale fotografico su questo libro. Senti, tu sei salito agli onori della cronaca oltre che con il tuo blog, Cronache e Cronachette, che hai prima citato, anche con il tuo annuario. A breve vedremo l'edizione che racconta il 2021. Ecco, già mi sto organizzando perché il 2020, sperando che queste restrizioni sanitarie non ci impediscano di stare, insomma, tutti insieme, perché ho intenzione di fare non una festa della città, insomma, coinvolgere un po' più persone per i 10 anni di questo annuale, che oltre ad essere i 10 anni del sito blog Cronache e Cronachette, diventa 10 anni anche dei libri cartacei che ogni anno ho fatto. Ecco, spero soltanto, insomma, che questo virus, che questo Covid ci sta insomma bloccando pure queste iniziative culturali, ci consentano insomma di vivere più in serenità, consentendoci anche di fare questi eventi in modo più consono, più garbato, ecco. Tu da qualche anno, per motivi di lavoro, vivi al nord e precisamente a Novedrate. Vedremo a breve anche una tua opera che parla della luce del nord. Diciamo che questo tipo di progetto fotografico è partito prima a Novedrete, perché insomma abbiamo avuto una forte nevicata da queste parti, e qua è stato bello che ho coinvolto tutte le persone. Diciamo che siamo una piccola comunità, non è stato difficile, insomma, tramite i social, come tutti cominciano, sai, quando fa la nevicata tutti sui social mettiamo un po' di fotografie, no? Avevo notato, insomma, che il territorio in quale noi viviamo qua a Novedrate, sotto la veste della nevicata, aveva assunto una tipologia diversa, una cosa più bella. Allora, tramite i social, se chiunque vuole mettere a disposizione delle foto della neve, facciamo, ecco, la rappresentiamo cartacea, e fece, insomma, però era circoscritta la nevicata, nient'altro. E quindi poi ho fatto, partendo da questo presupposto, di queste pubblicazioni fotografiche, che sono ben diverse da un libro scritto, ho fatto, insomma, scrittura di luce. Scrittura di Senti. luce che vede il coinvolgimento di altre persone, perché, insomma, certe volte il fare tutto io, fare solo io, non dà insomma, non dà un buon risultato. Io invece ho voluto coinvolgere, per esempio, per le feste patronali, l'avvocato Gasparro, per le processioni tradizionali su Celje Messapica, c'è stato l'intervento scritto dell'arcivescovo Gallone. Antonello La Veneziana ha curato la prefazione, e poi una piccola descrizione sul giovedì di settembre. Insomma, come si dice, l'unione fa la forza, e anche in questa pubblicazione, non perché l'abbia fatta io, insomma, è venuta una cosa carina per la città di Celje Messapica. Senti, tu in scrittura di luce hai rispecchiato il tuo stile sobrio ed essenziale, così dice l'assessore Antonello La Veneziana, che è ben diverso questo stile dal tuo mentore, che è stato l'avvocato e scrittore Pietro Allegretti. Un ricordo di questo professionista locale da parte tua. Ecco, io l'avvocato Allegretti, a parte, insomma, che ho vissuto lavorativamente parlando per oltre un ventennio, insomma, l'ho seguito passo passo. Questo, insomma, suo modo di scrivere, certo, raggiungere l'avvocato Allegretti come cultura, come personaggio, sarebbe per me, e forse, dico, forse anche per qualcun altro, sarebbe un'impresa ardua, impossibile, perché stiamo parlando di un personaggio culturalmente di spessore della città di Celje Messapica. Però, insomma, avendo vissuto le sue pubblicazioni da vicino, proprio all'epoca, caro Mirmo, non si facevano le bozze su dei documenti Word che tu andavi a correggere, ti davano le bozze proprio materialmente su carte che tu andavi a correggere. Vedevo l'avvocato Allegretti che si metteva sopra questi fogli, insomma, a fare le correzioni,
le postine, gli asterischi, proprio con le penne, con la famosa Bic. Insomma, è un buon ricordo che ho dell'avvocato Allegretti, anche per quanto riguarda le pubblicazioni, ecco. Senti, attraverso questo libro, tu l'hai detto prima, citando l'avvocato Carlo Gasparro, descrivi, tre feste religiose, molto sentite dal popolo ciliese, cosa inusuale per una cittadina vivere in maniera intensa tre feste religiose, che riguardano il santo patrono Sant'Antonio, il compatrono che è San Rocco e Sant'Anna, che è festeggiata in poche città della Puglia. Queste tre feste rappresentano ricordi nitidi della tua estate? Certo, diciamo quando stavo a Ceglie io li vivevo, parlo indietro nel tempo, li vivevo personalmente, insomma, ci si aspettava queste tre feste, come dicevi tu, che fortunatamente erano una per ogni mese, quindi ogni mese stavamo di festa, come si suol dire a Ceglie, quindi si cominciava da Sant'Antonio, poi Sant'Anna e poi per finire a San Rocco, insomma. Diciamo che per noi rappresentava quando eravamo ragazzi una cosa ben diversa di adesso, perché si aspettava proprio quella festa per comprarci il famoso giocattolino, un picchiappacchia da una volta, il serpente di plastica, insomma, le pistole in plastica, insomma, quelle cose che, a parte che sono trapassate nel tempo adesso i bambini, diciamo che sono inondati di regali tutto il giorno, quindi quella festa non aspettano il regalo. Dice il regalo, andarsi al giocattolino perché ce l'hanno tutti i giorni, ecco. Però per noi era sentito perché in quell'occasione, oltre a vivere la processione, la banda, il passeggio nel corso, insomma, era bello che potevamo comprarci il famoso giocattolino della festa, ecco. Senti Stefano, c'è gente che a volte ci segue, non di Ceglie, no? Su questa emittente web che Ceglie Notizie, e che non sa che cos'è il giovedì di settembre. Descrivici bene tu in maniera sintetica che cos'è questo giovedì di settembre, che tu forse Allora, sei uno dei pochi ad averlo citato in un libro. Prego. si parla sempre di tante feste, però quella che si festeggia di più per noi ciliesi è il famoso giovedì di settembre. Ci sono varie scuole di pensiero per questo giovedì di settembre. A chi dice che i primi giovedì di settembre le famiglie andavano ad abitare in campagna e quindi una volta alla settimana a festeggiare. C'è chi dice che siccome l'estate tutti gli artigiani continuavano a lavorare perché quando scendevano i cosiddetti paesani dalla Germania, da quant'altro, dal nord, si facevano sistemare le macchine, insomma, si lavorava forte. Quando poi questi, con la festa di San Rocco, che concludeva, insomma, tutti i vari festeggiamenti per Celi Messavi, ritornavano al nord, ovviamente questi artigiani si prendevano una pausa di riflessione andando a festeggiare ogni giovedì nelle varie campagne, che non si tratta altro di un ritrovarsi tra parenti e famiglie, familiari ed amici e condividere, insomma, tutto il ben di Dio che la gastronomia ciliese offre nelle varie campagne. Senti Stefano, è stata una piacevole chiacchierata. Noi ne approfittiamo di questa trasmissione per invitarti ad essere un nostro ambasciatore al nord, voglio dire. Siamo ben aperti a qualsiasi intervista a personaggi della zona, meritevoli naturalmente da parte tua. Noi Grazie mille. invitiamo tutti a comprare il tuo libro Scrittura di Luce, che troveremo, hai detto dove? Adesso già da domani è disponibile su tutti i migliori store delle editorie come Mondadori, Feltrinelli ed altri, quelli che si dedicano, i siti dedicati all'editoria, alla vendita dei libri. Troverete anche Scrittura di Luce, che è il mio libro. Grazie di nuovo Stefano, in bocca al lupo Mimmo, e buon lavoro per tutti. ti ringrazio, scusami per i vari ritardi che non ci siamo trovati, ringrazio pure il direttore Flavio. Grazie a tutti. Ecco, L'importante è che ci siamo ritrovati. Buona serata a Mimmo. tutti e alla prossima intervista.